l'antiche vie e le antiche mura romane. Siamo a Piacenza, nella piazza detta dei Cavalli, per la presenza dei due statue equestri dello scultore Mochi, che rappresentano Alessandro Farnese, duca di Piacenza, e il suo discendente Ranuccio II, sempre duca di Piacenza. La piazza è caratterizzata dalle due statue equestri e dalla presenza del Palazzo Gotico. Il Palazzo Gotico è la sede del comune di Piacenza intorno al XIII-XIV secolo, anche prima, ed era il centro del potere della città di Piacenza. La nostra presenza ci fa notare che il Palazzo Gotico, dove avvenivano le assemblee generali del popolo libero, i mercanti e i borghesi sostanzialmente, che si radunavano sotto questo palazzo per deliberare le cose di legge. Questa che stiamo percorrendo è chiamata Via Sopramuro. Perché? Perché è l'antica mura romana di Piacenza e Piacenza romana finiva qui. In effetti, quando tu percorri Via Sopramuro, per accedervi devi fare una piccola salita. Resti di mura romane si trovano sotto alle cantine di questi palazzi che sono a fianco, si trovano i resti di queste mura romane. Ed è l'indicazione proprio della presenza di Roma a Piacenza in età romana. Qui finiva la città romana di Piacenza, la Placentia romana. Infatti, resti di mura sono stati trovati nelle cantine e abitazioni adiacenti, che ne rivelano tutto lo spessore e la grandezza di queste mura. Da Piazza del Duomo, percorrendo via Chiapponi, si arriva alla Basilica di Sant'Antonino. Molti la considerano, pensano che sia stata la prima cattedrale di Piacenza, ma questo no, è sempre stata una basilica fuori le mura e infatti si trova sul percorso della via Francigena cittadina di Piacenza. La basilica si caratterizza per la torre ottagonale che lo sovrasta e dal suo entrare nella storia con Papa Urbano II, dove indisse la riunione di Clermont-Ferrand di tutte le chiese per la proclamazione della crociata. Infatti la prima crociata, l'idea della prima crociata, avvenne qui a Piacenza durante il Concilio di Piacenza, alla presenza del Papa e dei rappresentanti dell'Impero Romano d'Oriente. Fiancheggiata ad ovest e a nord da portici che risalgono al 1555, si arriva al Duomo di Piacenza, il principale luogo di culto dei piacentini,
costruita in stile romanico, è uno dei monumenti più affascinanti della regione. La cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta e Santa Giustina, è chiesa madre della diocesi di Piacenza-Bobbio. Ha la dignità di basilica minore. Infatti, l'attuale Duomo di Piacenza fu edificato nell'epoca delle grandi fabbriche medievali, quando, secondo la nota descrizione di Rodolfo il Glabro, in Europa si propagò un bianco mantello di cattedrali. L'anno di fondazione è testimoniato da un'epigrafe collocata al di sopra del portale, posto sul lato sud dell'edificio. Si osserva inoltre al centro della piazza il monumento bronzeo all'Immacolata Concezione, che si erge sopra un'alta colonna monolitica proveniente da Palazzo Farnese. In questo momento stiamo passando davanti a Palazzo Farnese, una costruzione del Cinquecento ad opera dei duchi di Parma e Piacenza, i Farnesi. È un palazzo incompiuto, costruito sulla vecchia cittadella viscontea, di cui ammiriamo soltanto la parte quasi finita di questo palazzo. Venne interrotta perché la duchessa si ritrasferì a Parma. Abbiamo attraversato in questo momento la breccia che è stata fatta nelle mura cinquecentesche che circondano Piacenza. Queste mura furono costruite in epoca farnesiana. Erano mura di difesa già con artiglieria, quindi mura bassa, terrapieni all'esterno e coi contrafforti. Sulle mura venivano aperte delle porte per il passaggio delle merci e delle persone. Quella che vedete in questo momento è la porta Borghetto, quella che andava a nord della città ed era l'unica che venivano gli scambi con la Lombardia. Questo bastione conserva delle costruzioni in epoca recente del Novecento che non sono stati demoliti durante la ristrutturazione perché già loro monumenti storici.